Benvenuti ad una nuova edizione del Nano TG Flash e partiamo dal fronte nazionale. Giorgia Meloni dichiara: non aumenteremo le tasse e non chiederemo nuovi sacrifici agli italiani. Schlein attacca la Premier, mente al paese. Cronaca in Campania: uccide la moglie davanti ai figli, trentenne fermato nel Casertano. Per la pagina dedicata agli eventi, domenica prossima, in occasione della giornata del contemporaneo organizzata da AMACI, Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea, l'ingresso ai quattro musei delle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Milano, Torino, Vicenza e Napoli sarà gratuito. E concludendo con la pagina dedicata allo sport, sono felice di avere l'opportunità di lavorare con Antonio Conte, dice Caraschelia. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale. Era questa l'ultima notizia di questa edizione flash del Nano TG. Vi ringrazio come sempre per averci seguiti e vi rimando a restare connessi su tutti i nostri canali social, a partire dalla pagina Facebook, Instagram, TikTok, canale YouTube, X e sito web www.nanotv.it.